vi porterò sulle coste della Sardegna, dove si concentrano luoghi straordinari, un'isola interessante per la sua gente, per la sua storia, ma quello che mi interessa di più sono le bellezze naturali, come i graniti della Gallura, monumenti naturali che fanno spettacolo dalla Costa Smeralda a Capo Testa, passando dall'arcipelago della Maddalena, figure granitiche che sembrano vive e si alternano a spiagge da sogno e acqua cristallina, che in alcuni punti ricorda i colori dello smeraldo. Ho passato circa un anno girando in lungo e in largo la Sardegna, vivendo all'aperto e in economia, senza mai sfruttare i porti a pagamento. Ho passato molte notti in bianco, dondolando tra le onde con il vento che fischiava e sperando sulla tenuta dell'ancoraggio. Sento raffiche a 50 nodi. Per fortuna ho buttato un'ancora in più, oltre alle tre che avevo già messo, ho buttato anche quella del gommone. La barca ha subito solo un naufragio, durante una mareggiata che ha rotto l'ormeggio e l'ha scagliata sulla spiaggia, infierendo con le onde per tutta la notte. All'alba il mare si è calmato, lasciandomi lavorare con tranquillità per disincagliare e rimettere in mare la barca. Il primo naufragio senza danni, una buona lezione per un aspirante lupo di mare come me. Lo scopo principale delle mie avventure è realizzare documentari di alto valore morale, per tenere alto il morale di chi li guarda. Godetevi lo spettacolo. Devo mettere in guardia questo pesce a non fidarsi troppo. Alcuni uomini mangiano le cernie. Alcuni uomini mangiano le cernie. Sveglia!